Una buona serata, ben ritrovati da Speciale News Web 24. Il GIP di Roma Fanelli ha rigettato la richiesta di archiviazione dell'inchiesta riguardante la morte della giornalista televisiva della TV di Stato Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Hrovatin, uccisi nel 1994 a Mogadiscio in Somalia. Il giudice ha disposto tra l'altro nuove indagini da completare entro 180 giorni. Contro l'archiviazione si erano espressi i familiari della reporter, oltre ovviamente numerose organizzazioni giornalistiche. Si tratta della seconda volta che la richiesta di archiviazione viene respinta. Il giudice, accogliendo in buona parte le istanze, ha inoltre disposto che venga ascoltato il direttore dell'AISI al fine di verificare la persistenza del segreto sull'identità dell'informatore. Qui si fa riferimento in una nota del SISDE del 1997. Inoltre, rigettando la richiesta di archiviazione, lo stesso GIP ha disposto di acquisire anche gli atti relativi alla morte del giornalista Mauro Stagno, ucciso dalla mafia nel 1988. Ai nastri di partenza a Monte Sant'Angelo, la seconda edizione del Festival del Cinema sui Cammini, in programma dal 10 al 13 ottobre prossimo. Durante le 4 giornate del Festival cinematografico, dedicato al tema del viaggio in tutte le sue sfumature ed eccezioni, sarà possibile immergersi nella settima arte grazie alle numerose proiezioni in programma. 9 lungometraggi e 7 cortometraggi saranno presenti anche i registi ed alcuni dei protagonisti. Ci sarà anche la possibilità per gli studenti delle scuole e delle città di usufruire dei matinée al cinema. L'evento è messo in evidenza in un progetto del Patto per la Puglia, assessorato regionale all'industria turistica e culturale. Spostiamoci adesso a parlare di cucina, perché è stato un grande successo la terza edizione di Cucine Aperte, dove la gastronomia la fa da padrone. Anna Ricciardi, Telecattolica.